Bella ragazzi, qui è Nexus e questo nuovo video su Hearthstone. Dunque, probabilmente ci farò una serie su questo giochino perché non mi dispiace ed è un free to play, quindi chiunque voglia scaricarselo se lo può scaricare dal Battle.net che potete trovare tramite Google e vostro amico. Dunque, sto usando Andy perché ho la missione giornaliera che mi dice di vincere delle partite con questo. A parte il fatto che comunque il mazzo più forte che ho credo che sia con questa, che vaffanculo se funziona, non subito. Cioè è comoda, però meglio non averla subito. Quindi non mi dispiace utilizzarla adesso, l'eroe. Allora, durante il gameplay ci saranno degli spacchettamenti, visto che ho 4 pacchetti, non avete idea della fatica che sia a non aprire i pacchetti. Sperati durante il gameplay, appunto, e vi consiglio di guardarvelo, così vedrete se c'è delle leggendarie, chi lo sa. Non credo, perché non ho molto fortuna su queste cose, però vedremo. 4 pacchetti, magari qualcosa di interessante, cioè. Eccoci al primo spacchettamento. Io direi di spacchettare... iniziamo con questa. Una del gran torneo. Vediamo cosa ci esce fuori. Vediamo... Ah, stupide carte. Allora... Ispirazione di genere 2, saluto il tuo eroe. Questo non è male, potrei metterlo nel sacerdote effettivamente, perché non ce l'ho, però 4 mana. Infligge 4 danni a se stesso. Anche questo con l'eroe, con il sacerdote si può sempre curare e se è fattibile, però anche qui 9. Ah, quando subisce danni infligge gli stessi danni al tuo eroe, questo non l'ho capito onestamente. E questa qua, ok, ce l'ho già. Vediamo qual è la rara. Guardiano d'argento, non può attaccare, ispirazione può attaccare in questo turno. Ok. Allora, stiamo giocando contro un assassino. Allora, facciamo così. Questo qua non è un mazzo che potete trovare su internet, quindi di quelli già fatti, è un mazzo personale. Non so se vi mostro, magari alla fine vi mostro come è composto, ma poi vediamo. Comunque, quindi è fatto da me, probabilmente non piacerà a molti perché ci sono i classici pro di questo gioco. A me, io non mi considero tale, mi piace come gioco, quindi di cazzi, vediamo come viene. Allora, questo qua lo curerei tipo subito, però prima di curarlo per i miei antenati liquidi. Facciamo così, vediamo cosa riusciamo a fare. Non taglierò niente di questo gioco perché a mio parere non è un gioco che vanno tagliato. Sì, può essere magari noioso in alcune scene perché non sempre è molto, molto attivo. Però a mio parere è un gioco che va visto, perché sennò non ci si capisce molto. Allora, questo qua me lo attacco e poi me lo curo, meno che evoca qualcun altro. Ma zero di mana. Però questo qua ha anche le carte con zero di mana. Vediamo. No, ha attaccato, ok. Ma io farei così, così. E quanti guardi facciamo con una visione mentale? Vediamo cosa mi prende. Fornisce furtività ai tuoi servitori fino al turno successivo. Vedremo, magari può essere utile a qualche carta. Vedremo, vedremo. Tipo questo qua sì, l'ho curato effettivamente, forse avrei potuto evitare, però preferisco che non me lo uccidano per il momento. Sempre se loro non hanno carte strane, perché l'assassino ha carte abbastanza fastidiose. Anche se onestamente a me come eroe non è che piace tanto. Figlio, guarda che mazzo malato. Figlio, 4 danni e via tutte le carte. Ho un provocazione, ma aspettiamo ad evocarlo. Ci 2 danni. Un momento. Diciamo così. Questa qua, premente, è una carta che io non vedo molto spesso in questo con questo eroe. E onestamente non ne capisco il motivo. Perché puoi renderlo parecchio fastidioso come carta. Perché puoi curare curarlo e avere servitori praticamente infiniti. Pari a 5 superiore. Potrei distruggerlo. Però non lo distruggo. Spammo questi incontri.
e stoppiamolo. Sono curioso di vedere cosa succederebbe se gli fornisco furtività a uno che ha provocazione. Che succederebbe? Potrebbe attaccare diretto oppure no? Perché furtività probabilmente permette di non avere il servitore attaccato dall'altro. Praticamente se io metto furtività a questo qua, per esempio, lui non me lo può attaccare. E nemmeno può utilizzare le magie dirette contro di me. Bastardo. Però se tipo una magia ad area, quindi per esempio questa che fa due danni a tutti, viene colpito in ogni caso. Vediamo che cazzo ha pescato. Guarda che culo di merda che ha certa gente. Io non riesco. Io vorrei qui un tasto nell'emoticon, un che culo, magari qua su in alto. Perché in molti casi, serve veramente tanto quell'emoticon. Vai col secondo spacchettamento. Direi di spacchettare. Ma sì, facciamo un'altra di questa qua del gran problema. Poi dopo facciamo questo. Vediamo, leggendare. Epica. Allora, questa l'abbiamo trovata prima. Scegli, ottiene carica +1/+1 e furtività. Ah no, ottiene carica o +1/+1 e furtività. Evoca un Murloc casuale, questo non dispiace. Furtività, scudo divino. Vediamo l'epica. Pronto al tiro. Quando lanci una magia in questo turno, mette nella tua mano una carta casuale del cacciatore. Io il cacciatore non lo uso, quindi non mi serve a niente. Non mi ha attaccato. Dunque vediamo, gli faccio un 3. Questo un 2 e un'esplosione arcana. Che l'oscurità avanza. Sì, quell'esplosione effettivamente è stata parecchio sprecata in questo caso. Perché questo qua, appunto, come ho detto, è una carta ad area, quindi posso colpire più di un servitore. Però quello con la provocazione me lo volevo levare. Semplicemente così. Ma questo qua io lo schianto contro e vediamo. Merda che porco. Vedete perché serve l'emoticon? Che culo. Perché non è possibile. Tra tutte le carte è proprio quella. Meno che non so quante carte effettivamente. 4-4. Probabilmente c'è un tipo sbagliato. O Greninja. Allora, vediamocelo un attimo. Facciamo. Così. E così per il momento. Nel prossimo turno, se mi sopravvive, io quasi quasi lo faccio sopravvivere. Fornisce produttività a tutti i miei servitori. Proviamo. Però fornisce, ovviamente quello subisce il danno. Perché questo qua me lo voglio tenere salvato. E più che altro sono curioso anche di vedere questo qua con la provocazione, ma cosa succede, se mi può attaccare oppure no. Secondo me sì, perché si è tolto il contorno. Quindi vediamo. Perché quello là me lo voglio far sopravvivere. Perché lo voglio raddoppiare, così faccio un bel po' di male. Non so, arrivo qui di sotto anche io prima. Questo qua ha un 5 superiore, però peccato che c'è la furtività, e quindi non me lo fa fare. Non ho tempo per giocare. Ok, questo qua te lo distruggo subito. Problema. Ho paura che venga attivato l'effetto di questa carta e non vorrei che me lo attivi, onestamente. Che buco di culo! Guardate che culo! Cioè, vedete che culo? Ci posso credere il culo che ho fatto. Allora, proviamocela.
questo modo. Curiamo questo servitore, vediamo. Culo di merda, che ho avuto anch'io, onestamente. Raddoppiamo la salute. Mi curo. Ok. Attacco direttamente anche se c'è provocazione. Perfetto. Questa carta, praticamente, ogni volta che cura un chiunque personaggio venga curato, infligge un danno a un servitore oppure diretto a lui, casuale. Quindi ho avuto culo prima a beccare giusto il 6-6. In quel caso anche per me potrebbe avere l'opzione che culo, perché effettivamente è stato infliggendo dei danni era nemico. Ok, vediamo se ha qualche combo. No, sembrerebbe. Di solito sono carte da utilizzare in combo. Non puoi attaccarmi direttamente. Figlio di puttana. Ah, stardo, quello. Terzo spacchettamento. Spacchettiamo questa qua della lista. Vediamo cosa mi esce. Tanto è roba normale. Oh, leggendaria, niente. Non mi ricordo, forse non ce l'avevo ancora questa. Ok, ce l'ho, vediamo la rara. Ira sacra, pesca una carta e infligge danni pari al suo costo. Ma questa non ce l'avevo, per esempio. Ok, chiudiamocela così, vediamo. C'è sempre comunque quella carta leggendaria che mi dà un po' fastidio, perché mi prende il controllo di un mio servitore. Io potrei distruggerlo quando voglio quella carta, però sto aspettando perché non voglio che mi rubi i mostri, soprattutto questo. Pesca 4 carte. Guarda che cazzo. Questo purtroppo effettivamente non ha tante magie che ti permette di pescare. Guarda che palle! Continua a togliergli la moltiplicazione della salute che gli metto. Allora, questa carta è figa, la gioco subito, ma si chiama da subito. Ok, praticamente questa carta è della nuova espansione di questo giochino, che è il Gran Torneo. Ottiene più 2 attacco quando un personaggio viene curato. Un personaggio è inteso chiunque, quindi sia servitori, sia te stesso, sia loro. Ti distruggerò con questa carta magia, anche se me l'ha raddoppiato, il che mi piace molto. Allora, facciamo così. Distruggo. Ti distruggo. E per il momento ti curo. Non era proprio questa la giocata che volevo fare, però quella magia costava più di quanto ricordavo. Ok, ma come avete visto, ha aggiunto più 2 attacco perché mi sono curato questo qua. Per questo, infatti, questa carta è un po' troppo sgravo, onestamente. Diciamo che queste espansioni hanno messo, vedete, mostra sicura, vi dà più 2 attacco. Hanno messo delle carte, alcune un po' di merda, alcune parecchio potenti. E effettivamente sono giocato un po' in modo strano. Cosa vuoi fare? Stati compiuti errori. Infatti, non ho capito bene la giocata che hai fatto. Intanto lui continua a farmi potenziare il tipo. E non mi piace proprio per niente. Questa carta è molto interessante, però per il momento facciamo così che rigenero salute. Mi curo ancora. Attacco direttamente. Mi fa male? Potrei giocarla questa effettivamente, ma per il momento aspettiamo.
Aspettiamo un attimo, vediamo cosa fa. Perché questa è ancora una carta parecchio fastidiosa. Che se non ricordo male, sì, di questo eroe. Che è quello lì che fa la zuffa fra tutti i servitori nel Manslow. Il mio scudo! Però io ho questa e lo levo dai coglioni. Evochiamolo. Abbraccia il vero. Bella giocata. Abbiamo vinto questa partita. È durato anche abbastanza effettivamente. Minchia, sono 13 minuti. 60 monetine. 10. Vediamo se riesco a comprarne anche un altro pacchetto. Ah, per 5 monete. Vabbè, peccato. Vi mostro la mia collezione. Come vedete devo però aprire questo velea. Ultimo spacchettamento. Vediamo se troviamo la leggendaria. Io dubito fortemente, onestamente. Ma vediamo. Vediamo, apriamo questa. Cura rapida, rigenera 5 salute, non ce l'ho. Epica. Ottiene più un attacco e provocazione se hai un drago in mano. Non ho draghi, quindi non mi sa un cazzo. No, dei draghi ce l'ho, però vediamo. Effettivamente 4 non è malaccia. 4 con 6 di difesa. Vediamo. Magari vedo se riesco a metterla in qualche mazzo. Rigenera 4 salute entrambi gli eroi. Questa qua non è che mi piace più tanto. E una trappola per Rossi. Provocazione. Boh, terminati i spacchettamenti. Niente leggendario. Vabbè, due epiche. Ci accontentiamo. Ti mostro la mia collezione. Allora, dunque, sacerdote. Questo qua è il mazzo che io ho creato. Fuoco interiore, praticamente aumenta la. Rende l'attacco uguale alla salute perché con la moltiplicazione che è esattamente questa puoi fare delle veramente delle porcate nel vero senso della parola, soprattutto con questo eroe qui, con questo servitore che ha già 7 di suo. Pensate di averne 2 che raddoppiano e 1 che rende l'attacco uguale, quindi diventa un 28 di difesa con 28 di attacco, praticamente lo distruggete in poco tempo. Per questo mi piace molto come carta. Cioè come mazzo. Poi vabbè, io ho messo 2 di queste qua che danno più 2 salute e pescano. Questa qua non sono ancora sicurissimo di lasciarla. È utile in molti casi effettivamente, soprattutto in combinazione col leggendario che ha questo eroe, che praticamente sostituisce la sua salute con quella di un altro. Infatti che vedete a 2 posso distruggere un servitore che ha la salute alto in poco tempo. Però ancora ci sto pensando. Poi proprio visione mentale che avete visto, che pesca, questi qua, quelli che ogni volta che viene curato pesca una carta, questi qua che distruggono i servitori, raddoppiano, questo qua lancia, ogni volta che viene evocato un servitore fa un danno, questo qua è il robottino di prima, non so, forse non l'ho giocato, questo non mi ricordo, questo qua è quello che abbiamo visto prima, questo qua anche abbiamo visto, e boh, comunque, vedetevelo voi, stoppatevelo, sì, di leggendario solo questi due, perché vorrei crearmi questo leggendario del servitore che è veramente troppo potente per prendere. Questo qua ti permette di evocare un servitore leggendario casuale, tipo capitare di tutto. Effettivamente la difesa non è altissima, però è parecchio buona. E dunque, che dire, se questo video vi è piaciuto mettete mi piace, iscrivetevi al mio canale, ma soprattutto commentate.